Sconfitta in attesa in casa per il Palazzolo, che ha ceduto alla San Calaldese, e Lesta è anche brava a difendere un guizzo di Alba in avvio per vincere un derby un certo bello, a tratti molto nervoso e caratterizzato da diversi errori da una parte e dall'altra. I padroni di casa invece puntano il dito contro il direttore di gara, che è apparso non all'altezza della gara, fischietto veneto, e il match è sembrato sfuggire di mano, e a pagarne le spese è stato soprattutto la squadra giallo-verde. Il Palazzolo è stato privato del suo faro di centrocampo, il fantasista Filicetti, per un'espulsione affrettata, un fallo su Bruno e un eventuale conseguente giallo, ma non certo il rosso diretto, e anche di un possibile calcio di rigore nella finale di gara, quando Porto in area è entrato a contatto con Merino. L'allenatore strano, tecnico del giallo-verde, a fine partita ha detto di una prestazione incolore dei suoi, non in linea con quelle di 7 giorni prima ad Acireale, quasi sorvolando su alcuni errori arbitrali, anche perché la San Cataldese ha fatto qualcosa di più. Ad ogni modo, da martedì si torna a lavorare e pensare alla trasferta domenica a Vallo della Lucania contro la Gelbison, anche perché la classifica giallo-verde si fa sempre più pesante e occorrono punti altrettanto pesanti per tirarsi fuori dalle secche in questa seconda parte del campionato di Serie D.